La conferenza stampa di presentazione del progetto Carovane Migranti, Carovana Italiana per i diritti dei migranti, per la dignità e la giustizia, è stata ospitata a Palazzo Lascaris. L'associazione Carovane Migranti promuove in Italia a fine novembre l'iniziativa in solidarietà con la Caravana de Madres Centroamericanas Buscandos a su Migrantes Desaparecidos, che si svolge da 10 anni in Centro America a novembre. Il Consiglio regionale è vicino alla carovana dei migranti non solo formalmente ma sostanzialmente, perché oggi le barriere tra i diversi popoli sono la miseria umana, quindi un campanello d'allarme ed è importante il riconoscimento delle persone ed è molto pericoloso quando in una situazione di crisi economica si annidano forme di sciacallaggio politico mettendo gli uomini uno contro l'altro. Chiediamo a Gianfranco Crua come si svolgerà la carovana migranti. Sì, la carovana partirà il 22 prossimo da Lampedusa, percorrerà la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Campania, Toscana, Lazio per arrivare poi in Lombardia e concludersi con un convegno il 5, un convegno all'Università di Torino il 5 di dicembre qua a Torino, il 6 di dicembre invece dal pomeriggio in Piazza Castello e poi per tutta la sera al Sermig di Borgodoro ci sarà la festa finale.